Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Sono qui in giardino perché purtroppo la location dove facevo di solito video, ovvero il mio garage, è occupata dai lavori che stiamo facendo. Sono in giardino, quindi potrete sentire rumori strani quali cani che abbaiano, macchine che passano in strada, portoni che si aprono o altro. Però tutto regolare. Sono in dolce compagnia di Shilo, se decide di farmi registrare, ovviamente, visto che è la 25esima volta che inizio il video. E come avevo detto su Instagram, dovrò rispondere alle vostre domande che mi avete posto. Sono arrivate, devo dire, tantissime domande, molte interessanti, molte un po' meno, ma risponderò un po' a tutti. Allora, partiamo con le prime, che tante ce ne sono state in riferimento al campionato 2020. Purtroppo non si sa ancora nulla. Quasi sicuramente inizierà, ma sarà a porte chiuse, quindi vedremo. Si potrà entrare solo tramite pass e non sappiamo quanti pass a pilota e non si sa ancora nulla, quindi non mi voglio sbilanciare a dire cose che non so e che non mi competono. Come si diventa piloti partendo da zero? Una bellissima domanda. Anzitutto serve tanta forza di volontà. Purtroppo è brutto da dire, ma servono soldi, perché in questo sport, come in tanti altri, ma questo maggiormente, servono soldi. È uno sport molto esoso e anche una categoria base non ti permette di poter correre con poco. Io direi anzitutto iniziare dai kart. Il kart è il miglior approccio che tu possa avere al mondo del motorsport. E per svariati motivi, costi di gestione, e se fatto a livello amatoriale e solo per divertimento, sicuramente è il miglior modo per poter entrare a far parte del motorsport. Come pensi ci cambierà la stagione 2020? Ci saranno meno gare o più concentrate? Allora, sicuramente ovviamente verrà fatta una revisione a tutti i campionati. Sì, potrebbero esserci meno gare e sicuramente saranno più concentrate, visto che tanti campionati che doveva iniziare a febbraio, marzo, comunque inizieranno a giugno o luglio. Ci sarà sicuramente uno spostamento delle date delle gare. Io credo che quei campionati che prima avevano organizzate una gara al mese, due gare al mese, si ritroveranno con una gara a settimana o una gara ogni due settimane. Però, come ho detto prima, non mi sbilancio, staremo ad aspettare, staremo a vedere che cosa deciderà ACI, che cosa decideranno le varie federazioni degli altri campionati. Allora, con questo Covid i tuoi campionati rimarranno uguali o cambierà qualcosa? Sicuramente cambierà qualcosa, purtroppo mi duole dirlo, ci sono punti interrogativi sugli sponsor. Le aziende non hanno disponibilità economiche per poter sponsorizzare, quindi la situazione anche sotto questo punto di vista è critica. Non sappiamo ancora infatti se avremo o non avremo sponsor. Sicuramente a questo punto io ti posso dire che correremo nel Predators Challenge e quella è la nostra certezza, in quanto comunque è l'auto nostra. Vedremo, a seconda di come si evolverà la situazione sponsor, cosa e come dovremo farlo. Differenza di erogazione tra motore turbo e tra Wolf e Predator. Allora, qui la domanda è molto molto articolata. Differenza di erogazione tra aspirato e turbo. Allora, un turbo lavora a bassi regimi, quindi ha una coppia più bassa rispetto ad un motore aspirato, mentre un aspirato ha necessità di girare più in alto, fare più giri motore per erogare al meglio la sua coppia. Questa è una cosa che magari si potrebbe fare un video dedicato, perché comunque non sono abbastanza informato per risponderti. Differenze tra Wolf e Predator sono immense, perché comunque la Predator con i suoi 100 cavalli ti permette sì tanto divertimento, ma in confronto alla Wolf è un giocattolo, che sia per il carico aerodinamico che la Wolf dà, che sia per il motore. Comunque la Wolf ha la stessa potenza della Grip, il motore è lo stesso, quindi 200 cavalli sotto 360 kg di macchina, perché la Wolf è totalmente in fibra di carbonio, quindi ha lo stesso peso della Predator, ma
ha qualche cavallino di più, qualche, il doppio. Hai mai pensato di fare un rally? Se sì, con quale vettura? Ho pensato più volte di fare un rally e chissà che magari ne riuscirò a fare qualcuno, e forse era l'idea di quest'anno se fosse arrivato lo sponsor e ci sarebbero stati dei margini, non mi sarebbe dispiaciuto fare qualche rally, ma per ora ancora punto interrogativo. Con quale auto? Sicuramente io avevo optato per una Super 1600 o comunque qualcosa che ti permetta di avere un'auto gestibile e di poterti allo stesso modo divertire, perché hai una bella erogazione, un'ottima potenza e una buona tenuta. Insomma, io credo che ipoteticamente una Clio Super 1600 possa essere l'auto giusta, però staremo a vedere, staremo a vedere. Poi, perché le ruote della tua auto da corsa risultano sempre storte, scampanate forse? Allora, scampanate quando le ruote sono così. Perché? Perché sono stili di guida, sono settaggi di telaio che vanno regolati in base allo stile di guida del pilota. Quindi non è una cosa che scegli così dall'oggi al domani, ma è una cosa che si riscontra provando più e più volte. Dal box capiscono il tuo stile di guida, io ormai non ne ho più bisogno, visto che comunque sono sempre con mio padre e mi conosce meglio di chiunque altro, quindi lui sa che io guido in quel modo. Poi ovviamente ci sono accorgimenti che su piste vanno bene, su altre non vanno bene, però sono dettagli che vanno fatti. Poi ogni turno in pista può essere diverso da quello precedente, con mezz'ora può cambiare tutto, ti basti del vento che si alza e ti stravolge la pista, te la sporca e ti raffredda magari la temperatura dell'asfalto. Ma voi piloti rimorchiate? Noi piloti rimorchiamo è una domandona, perché sì, ci sono le ombrelline, ma ti direi una scemenza se ti dicessi una qualsiasi cosa. Sì, no, più che altro perché quando sei in pista sei concentrato con altro e non pensi a dare fastidio magari a qualcuna che possa essere, insomma, nel paddock, nel box. Un confronto serio tra difetti e pregi su Audi e BMW. Qui il video sarebbe molto 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 articolato da fare, cioè una differenza così importante non la fai in un video così breve e non è una spiegazione così semplice da dare. Sono a questo punto gusti personali e io preferisco Audi per quanto riguarda le nuove generazioni, perché comunque Audi è sinonimo di classe, Audi è sinonimo di qualità. E almeno per quanto mi riguarda, poi sono certo gusti personali. Per quanto riguarda il vecchio stile, io preferirei BMW semplicemente per una cosa: trazione posteriore. Adesso hanno tolto anche quella alle BMW, quindi a sto punto tanto una vale l'altra. Quanto hai pagato la tua postazione? Su questa ce ne sono anche altre, però in linea di massima, ecco, faccio un excursus qui. Come ben sapete, io sono partner di Iron Simulator, che oltretutto da non molto ha anche il mio codice sconto, che vi permetterà di avere uno sconto nella fase finale dell'acquisto. E il complesso della mia postazione, diciamo che io il mio PC l'ho preso lì da loro. E per quanto riguarda gli altri prezzi non posso dirvi costi e altro, però magari un T500 RS come il mio lo si trova intorno ai 300 euro, e tutte le altre componentistiche, staff e monitor, postazione per intero, sedile, io dico che in linea di massima siamo intorno ai 5.000 euro, forse qualcosa di più, per quanto riguarda la postazione completa. Però ad ogni modo vi lascio qui sotto il sito di Iron Simulator, per qualsiasi cosa potete consultarlo, potete chiederglielo, sono ultra disponibili. Mi fanno domande sentimentali, ti sei lasciato? Sì, l'ho lasciata, non sto qui a spiegare il motivo, le cose non andavano più, quindi almeno dalla mia parte ovviamente. Poi, in pista preferisci guidare auto con motore turbo o motore aspirato? Beh, io sono un amante dei motori aspirati, ma per il semplice fatto che cosa stai facendo?
per il semplice fatto che fanno una miriade di giri e quindi li preferisco per questo motivo. Anche se devo essere sincero, non ho mai guidato un'auto turbo in pista, quindi potrebbe essere una buona occasione per poterne prendere uno spunto per poter fare un video. Auto dei sogni, questa domanda l'ho fatta io a voi la scorsa settimana su Instagram. E l'auto dei sogni, beh, ce ne sono molte, perché molti di voi mi hanno parlato di auto raggiungibili. Non che la mia sia irraggiungibile, però insomma sono vetture di un alto rango. Diciamo che sono molto amante della Ferrari 488 GTB. Mi accontenterei di un qualsiasi trazione posteriore V10, V12, V8. Basta che faccia tanta di quella ciara che sono contento. Allora, genere di musica e di film preferito. Allora, film, diciamo che mi piacciono un po' tutti. Ovviamente preferisco l'azione, preferisco film che parlano di auto o altro, però non mi tiro indietro ad uno strappalacrime o ad una storia d'amore di quelle più entusiasmanti. Musica, beh, la musica, sono grande appassionato di J-Ax, della tutta la sua musica. Per me l'importante è che ci sia lui, a me piace. Poi un po' tutto il rap in genere, però non schifo insomma altri generi di musica. Diciamo, bene o male, quando mi trovo ascolto un po' di tutto. Incidente più brutto. L'incidente più brutto probabilmente l'ho fatto nel 2006, se non vado errato, a Crucoli, nel campionato italiano con la 60 Mini, dove ho avuto 3 giorni travagliati, dove mi sono passati sopra 2 volte e mi sono anche cappottato in una gara, perché purtroppo partivo dal fondo, e su 30 car partendo dal fondo non è il massimo, te lo assicuro. Quindi sì, sicuramente è stato quello lì uno degli incidenti più brutti. Poi un'altra volta, che era con il 100 Easy Kart, mi strusciava il tubicino del freno a terra e sono arrivato alla staccata, e quando ho frenato il pedale si è scaricato e sono andato dritto addosso alle protezioni. Quella non è stata simpatica. Prima volta. Allora, se non vado errato, a questa domanda qui era difficile rispondere, ho provato a fare qualche calcolo. Se non vado errato avevo 15 anni, forse, e non sapevo neanche come si facesse, non sapevo dove mettere le mani. Vabbè, esperienza memorabile. Scilo, vieni qui, vieni. Io direi di chiudere il video qui, in compagnia di Scilo. Hai sonno? Stava dormendo, io l'ho disturbato. Direi di chiudere il video qui, visto che andare avanti ci sono altre domande, ma sono bene o male tutte dello stesso carattere, quindi non ho voglia di fare un video troppo lungo e noioso. Spero di avervi divertito e spero di tornare in pista il prima possibile per tornare a fare video che piacciono a me e sicuramente piacciono anche a voi. Sicuramente faremo qualche video prossimamente in compagnia di Stefano, il mio fotografo, da ormai anche il mio regista e telecronista per quanto riguarda la parte sim, e sicuramente appunto faremo qualche video dove ci occuperemo del sim e sicuramente anche qualcosa dello sparatutto, visto che ce l'abbiamo, lo sfruttiamo. Quindi ancora grazie per aver visto il video, ragazzi, e buon proseguimento a tutti.